Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Emperor. Allora gente, nella scorsa puntata abbiamo finito la missione, quella della città piuttosto grande in cui dovevamo costruire il tempio e tante case dei nobili eccetera. E probabilmente è finita quella missione, ma non avremo quasi certamente finito con quella città. Ci dovremo ancora tornare per fare tante altre cose, credo. Non penso proprio che sarà tutto quanto finito qua, ragazzi, quindi la rivedremo quella città quasi sicuramente. Detto questo, ora siamo in un'altra zona completamente diversa, un'altra colonia, e l'obiettivo è popolazione di 1800, 1000 persone in ornate apartment, case comuni con tutta probabilità, 16 casks, non mi ricordo cosa voglio dire, vabbè, insomma 16 unità di lacca, di lacquer in un anno, e 12 unità di giada intagliata, ok? Quindi iniziamo un pochettino a pianificare la cosa. Considera e diamo anche un'occhiata a quello che abbiamo a disposizione. Oh, c'è solo il riso. Ah no, non è vero. C'è anche il pesce e la carne. Qui c'è... Ah, ok. I cinghiali ci sono. Qui c'è una tigre e qui ci sono altri cinghiali. Quindi sapete cosa? Credo che la prima cosa che tenterò di fare sarà... Saranno un paio di ponti. Sì, perché così almeno i cacciatori possono passare. Perfetto. Molto, molto bene. Adesso, vediamo un po'... È interrotta la strada? Davvero? Ok, e questa parte qua non ha senso. Questa parte qua proprio non ha senso assolutamente. Ok. Vabbè, allora, non è detto che dobbiamo sentirci limitati da questo tipo di disposizione delle cose. Anzi. Ho come l'impressione che sarebbe meglio considerare un po' un approccio diverso. Però questo non vuol dire che non possa... Che non si possa cercare un qualcosa di sensato all'interno di tutto questo. Per esempio, forse sarebbe il caso di lasciare questa zona vuota, ok? Con lo spazio per dei magazzini, eccetera, e fare qui il muro. Voglio dire, muro, 1, 2, 3, e qui la strada. Ok, poi di qua faremo il conto più preciso, e tutta questa roba però bisogna levarla. Non troppo, perché capace che... Ci servirà la legna, infatti ci serve. Però vabbè, insomma, ce n'è di spazio. Ah, io direi allora muro, 1, 2 e strada qui. Quindi così. Così dovrebbe andare bene, ragazzi. Così dovremmo avere lo spazio che ci serve. E dovrei cominciare a fare le case, secondo me. 8, 5 e 6. Facciamo bene i conti e vediamo. 5, 6. La strada è qui e dobbiamo levare assolutamente altri alberi. Un passaggio di qua e uno di là dovrebbe essere più che sufficiente. E vediamo, forse ha senso fare qualcosa qui? Di coltivazioni tipo? O forse no? Perché secondo me il maiale selvatico fa del male alle persone. Non vorrei sbagliarmi, ma... Vabbè, vedremo. Qui i casotti di caccia, cioè il, i cacciatori, direi che è un buon punto per farli qui. Perché hanno accesso rapido a questa zona qui e prendono la carne velocemente. Accesso discreto a questa zona qui. E questi altri, vabbè, non li possono raggiungere. Vedremo se sarà il caso di fare un ponte anche qui. Che diavolo sta succedendo? No, un'altra tigre qua. Ma quante diavolo ce ne sono? 4. Ne ho contate 4. Ma per la miseria. Vabbè. Sapete che vi dico? Lasciamola perdere per adesso. Quella zona. Ok. E devo dire che questa potrebbe essere... La posizione migliore. Il mercato. Ok. E questa.
Qualcuno di voi mi ha scritto dicendomi: ma come mai lascio questo spazio vuoto? Cioè, perché il mercato non è una delle strutture che proprio offre più prestigio, diciamo così. E le persone tendono a non essere felicissime se hanno la casa esattamente accanto al mercato, d'accordo? Motivo per cui io cerco di lasciare quello spazietto in cui fare delle statue e dei giardini, in modo che il prestigio comunque sia abbastanza consistente, ok? Ora, direi di levare la pausa. E da dove arrivano esattamente i coloni? Da qui. Ok. Ah, passano attraverso la foresta proprio. Ah. Vabbè, qui bisogna togliere un sacco di roba. Oh, aspetta. Non ho tolto un po' troppo. Così dovrebbe essere sufficiente. Cominciamo subito con l'ispettore. Oh, fosse una volta che riesco a trovare un feng shui ottimale. Questa volta. Cioè, mai che ci riesco ultimamente. Va bene. Amen. Direi di fare subito le mura. Sì. Tre dovrebbero essere sufficienti, dai, sì. Ops. Mo in questa maniera dovranno fare un bel po' di strada in più, però vabbè, dai. Vabbè, amen. Ok. Non so se è il caso di fare da subito due quartieri, quasi quasi. Quasi quasi sì, ragazzi. Facciamoli. Ops. Vabbè. Poco male. Ok, vai. Leviamo anche qui. Dovrebbero entrarci due quartieri qua perfettamente. Oddio, forse arrivo proprio sulle pietre qui. Però vabbè, dai, amen. Vabbè, di legno per i boscaioli ce ne sarà un bel po' ancora, quindi non sono troppo preoccupato da questa cosa. 2, 3, 1, 2, 3 e strada che continua da questa parte. Intanto facciamo arrivare le persone. Ok, di qua e di qua. Direi che sia la cosa migliore questa. 3, 4, 5, 6. Orca miseria, c'è un cinghiale che gira. Ma fanno del male alle persone? Vedete che vi dico? Facciamo subito i cacciatori. Ma subito. Ok. Sono delle nuove città che si aprono al mondo, grazie. 1, 2, 3 e 4. Porca miseria. Stanno litigando con le tigri. Ma sta arrivando una tigre qui? Aspetta. Porca miseria la tigre. Questa poi. Stanno litigando con le tigri. Ah vabbè, l'hanno uccisa. Ok. Forse ci è voluto un po', però l'hanno uccisa.
Sky, forse non ha tanto senso fare il muro qui. Ok, almeno così possono passare senza fare un giro allucinante. Ok, ah, dato che ci siamo, dai. A parte che, in effetti, Orca miseria, qui è vero. Mi devo sbrigare. Orca miseria. Aiuto. No, 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 no. Non bene, non bene. Non bene per niente. Non va bene affatto. Stop. Facciamo tutto quanto quello che deve essere fatto. 2, 3, 4, 5, 6. A posto. Chiuso il cerchio. Orca miseria, guarda i sassi. Sapevo che ci sarei arrivato praticamente a ridosso. Che odio. Vabbè. Dai. Può succedere di peggio. Sì, lo so che c'è il fuoco. Zitto un attimo. Ok. Guarda, guarda che roba. Ok, Ale. Ecco, guarda, incendio alla grande proprio. Sono stato un idiota. Mi sono dimenticato che stavo costruendo un nuovo quartiere alla fin fine. Vabbè, e queste dimenticanze si pagano care. Purtroppo. Non posso. Oh! E dai! C'è ancora il fuoco! Dove diavolo siete voi altri? Aspetta un attimo, ma io sono... Addio, che ebete che sono! Allora, mulino. Il mulino va fatto esattamente qui. E... tanto facciamo qui... Ok, e il magazzino della carne qua. Game meat, a posto. Vai. Vai, vai, andate a consegnare. Guarda quanta carne c'hanno. Ok, allora aspetta. Riprendiamo, rimettiamo un po' il limite a 4. Poi, tempietto ancestrale. Ma ancora, ancora c'è l'incendio. E andiamo su. Poi, sto cavolo di cosa, mica... Oh, finalmente. Bene, comunque, dicevamo... Adesso il problema non dovrebbe esserci più. Ok. D'accordo, d'accordo. Di nessun festival quest'anno, penso un po'. Vabbè, facciamo... facciamolo bello largo il muro stavolta. Ok. Perfetto. No. Che palle. Mm.
D'accordo. Ora, i mercanti di cibo non me li sono dimenticati, stavo facendo altro. Ok, vai. Tempietto ancestrale fatto e adesso dovrebbe arrivare altra gente. Ah, se l'è preso tutto, dannazione. Tutto quanto. Allora, quanti... 60 disoccupati. C'è casa per altre 21 persone, ma mo le case evolvono. O no? Sì che evolvono. Permetti. Oh, un dono di armi? Un dono di armi. Ma perché? Vabbè, facciamolo un po' qui, va, temporaneamente. Ok. E stavamo dicendo, dov'è che siamo noi? Qui. Quindi qualche porto potrebbe esserci. Però per il resto, sostanzialmente... Allora, vediamo di razionalizzarla un po' questa cosa, che è uno schifo. Ok. Ok. Ok, dovrebbe andare. No, 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 no. Non è connesso, ok. Ma che diavolo... Aspetta. Un po' sta cosa, va. Sta cosa mi disturba. Ok, scusate, problemi miei. Ok, qui ce ne vuole un altro. Ok, e di qua direi quello del pesce. Pesce, vai, vai, vai. Piglia. Ok, sta arrivando molta più gente adesso, vero? Ah, plain food e poi ho bisogno del... Oh, non ho la canapa. Attenzione, è la prima volta. Attenzione, non c'ho la canapa io. Miseria ladra. Non be... Che è successo? Sapete una cosa, ragazzi? Credo che farò la Watchtower. Anche se non la faccio più da un pezzo. Mi sa che stavolta... Perché può essere utile. Se arrivano il cavolo di tigri... Ehi. E dai, andiamo su. No, eh. Non va bene. Non gli sta bene. Ok. Bene. E... Watchtower anche di qua. Oh, facciamo subito l'erborista, che così non ci penso più. Quanto va fatto di seguito qui. Ah.
Tu guarda quante statue soltanto per far evolvere ste cavolo di cose. Comunque, dicevo, penso che l'abbiate capito perché ho fatto la Watchtower. È semplicemente perché... cioè, perlomeno ho modo di... Aspetta, già sono... Ah, già lo stanno prendendo Plain Food. Per cavoli loro. Ok. Va bene così, va bene così. Dicevo, ho fatto la Watchtower perché perlomeno girano delle guardie. Se girano delle guardie, almeno... Insomma... Se arriva una tigre, non incontrano dei contadini senza nessun tipo di difesa. Diciamo così. Allora, io che cosa mi posso procurare, però? Cosa gli posso vendere? Non c'ho niente di quello che... Aspetta, oppure sì. Sì! Gli posso vendere un po' di lacca. Fermo restando che... Forse... vabbè, ragazzi. Io direi che non c'è molto da dire qua. Devo... Permetti, permetti. Oh, un dono di sale? Un dono di sale, davvero. E mo il sale. Proprio mo. Vabbè. No. Vabbè. E il sale, per forza. Basta che non mi arrivino subito all'appetizing food. Diciamo che non lo accetta il sale, va. Prendile e basta. Vabbè, dicevo, potrei vendere la lacca. Che rispetto alla canapa costa il doppio, secco. E 12 di canapa importo, 12 esporto. E potrebbe andare bene così. Però la produzione di lacca richiede risorse. Risorse non indifferenti. Vabbè, sapete che vi dico? Amen. Grazie. Prepariamoci a farla, però prima devo avere la canapa. Dov'è? Hemp. Vai. Ok. E ora dovremmo esserci. Adesso il mercante dovrebbe arrivare... Sono 6. Quelle del pesce. Xiang Yang ha bisogno di riso. Allora, sì, il riso effettivamente è una cosa che dovrei produrre, sì. Vabbè, allora, pensiamo prima al riso, va. 3. Vai. Io questa qua è la risaia. Vabbè, qui purtroppo non è molto fertile. Però amen, dai. Facciamo un'altra warehouse dove ci sarà il riso. Ok? E una volta che c'è il riso... Andiamo a andare bene.
Attenzione, infetta per 2 mesi. Facciamo subito l'agopunturista. No, vabbè, dai. L'agopunturista mi pare un po' esagerato. Questo però ha bisogno della musica per evolvere. Se ha bisogno della musica per evolvere, noi lo facciamo evolvere. Lo facciamo pure gli acrobati, va. Lì ha bisogno di seta. Ma col cavolo. Facciamo pure gli acrobati, va. Tanto comunque... Ah! Vabbè, comunque c'è spazio per i nuovi residenti. Toh, perfetto. Hanno bisogno di cibo appetitoso, giusto? Benissimo. Però forse questi casotti di cacciatori non sono sufficienti. Pensando se... Stop. Ferma là. Cerchiamo di razionalizzare un pochino questa zona, va. Bene. Oh, ecco. Così ci piace. Oh, il cibo vedo che, eh? Senti... Il sale? Ok, il riso sta per arrivare. E comunque 2 sono una buona produzione di riso, nonostante tutto, eh? Sto quasi pensando che forse potrei davvero... Allora, 1, 2, 3... Ok, vai. Vai. Fai la lacca. Albero di lacca. Il che mi ha sorpreso la prima volta che l'ho visto letto, eh. Cioè, ho letto questa cosa, ho detto... Albero di lacca. Ma che cazzo è un albero di lacca? Invece a quanto pare... è così. Ui, 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 fermo lì. Già preparo la produzione di lacca qui. Sì, sì, come no. Ehi, 5 sacchi di riso, ho capito, mica ce li ho. Devi avere pazienza. A proposito, quando è? Ah, è luglio. E devo fare tutto l'anno, vabbè. Amen. Lacca e oggetti laccati. Anzi, in questo caso, dato che posso vendere anche la lacca... Vabbè, intanto facciamo questa. E vendi la lacca. Porca miseria, non c'è cibo. Allora, vabbè, sono 7. Probabilmente ho raggiunto il massimo della capacità per questa roba qua. Andiamo a fare il ponte di qua, va. È solo che è imbottito di tigri pure da questa parte. Dio mio. Ok. Vabbè, le tigri muoiono, però... Effettivamente sono un gran fastidio.
Arriva poca carne. E quindi arriva poco cibo. Qui. Vai che sta arrivando il riso. Benissimo. Ok, vabbè. Piglia pure il sale, va. Chi è quello che voleva il riso? Aspetta. Chi era quello che voleva il riso? Non ricordo più. Ah, no. Ah, era proprio questo? Ok, vai. Ah, una cosa che posso fare però effettivamente è mandare una richiesta di apertura commercio a tutti. Magari qualcuno accetta fin da subito. Vai, vai. Manda, manda. Ah, e soprattutto quei magazzini di riso. Serve un altro magazzino, sicuro. Allora poi serve cibo appetitoso, giusto? Bene. E poi serviranno ceramiche. Vabbè, le ceramiche queste le posso fare. Oddio, dove la faccio la produzione di ceramica, però? Fammi pensare. Deve essere una zona che non rompe le palle più di tanto. Tipo qui. Ok. Ah, felice anno nuovo, ok. 2, 3 e 4. Bene. Non mi sembra che ci sia qualcuno che mi compra proprio, che vuole assolutamente comprarmi le ceramiche, quindi... ok. Facciamo qui il magazzino. Porca miseria, mi sono completamente dimenticato gli dèi. Sapete una cosa? Aspetta. Ok. Offerte di... offerte di cose, di... commercio, tutte rifiutate. Vabbè. Ah, amministrativa. Oh, qua. Accanto al mulino, proprio così. In questa maniera però posso fare anche gli esattori delle tasse. Ammesso che ci sia del legno. Che non c'è. E che devo fare? Legno. Sì, sì, ok. Abbiamo capito. No, ma penso che ne basti uno. Il legno mi serve soltanto per gli esattori. Thank you.
supply is needed, eh? Vabbè, mo adesso che arriva... che arrivano le ceramiche, vedrete che... la cosa cambia rapidamente. Ecco qua. Cominciano ad arrivare. Quanti? Ah, 23. 23 lavoratori necessari. Non sono tanti, ma non sono neanche pochissimi. Oh, la carne, la produzione di carne fa schifo. Fa proprio schifo. E temo che sia colpa delle tigri. Ok. Tutto rifiutato. Vabbè, no, un po' per volta. Se non altro adesso che ci sono molte più varietà di cibo, si riesce a fare... Sapete cosa? Lo faccio subito però un... uno di questi qua produttori di lacca. Uno solo, lo faccio subito. Ha bisogno del legno, è vero! Ok, mo si ragiona. Agopunturista? Arriva. Perfetto. Oh, perfetto. Ornate apartment, è questo, giusto? Benissimo. Mi sa che gli obiettivi li ho quasi raggiunti, ragazzi. Molto, molto bene. Perfetto, vabbè, questo ancora non ci siamo, ma... dai, cioè, con questa evoluzione... mi sa che è arrivato a questo punto, non c'è molto altro che devo fare. A parte questo, forse. Vabbè. D'accordo, ragazzi, allora, io direi di fermarci qua per questa... ok, va bene. Ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qua per questa puntata perché abbiamo già fatto molto e mi sa che nella prossima la finiremo questa missione. D'accordo, ragazzi, quindi per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link per tutti i miei social e per supportare il canale se volete. D'accordo, ragazzi? A presto.